Del frate Cappuccino la capacità di stare in mezzo alla gente, alla naturale dote del linguaggio che arriva a tutte le persone, alla semplicità che lo rende percepibile come uomo di Dio e fratello di tutti. A lui il giornalista Vincenzo Varagona ha dedicato un libro edito dalle Paoline, eccolo qui, Frate Mago, annunciare il Vangelo con gioia, e siamo collegati proprio con lui, con Fra Gianfranco Priori, rettore del santuario Madonna dell'Ambro a Fermo, in arte Frate Mago. Buongiorno, pace e bene, Fra Gianfranco, benvenuto. Buongiorno, buongiorno e pace e bene a tutti. Grazie di questo momento. Grazie a te di averlo accettato, sappiamo che sei molto impegnato, però insomma ci tenevamo a portare anche ai telespettatori di Padre Pio TV la tua testimonianza. Posso chiederti se è nato prima Fra Gianfranco Francescano o Frate Mago? Quale delle due passioni è nata prima? Sono nate insieme, da ragazzo che andavo a scuola per le elementari, veniva a casa un fraticello, un fragaldino di manzoniana memoria che si chiamava Fra Mansueto, e veniva per la famosa questua, quando c'era il grano, quando c'era il mosto, formaggio, lui andava in giro questuando, una figura classica del mondo dei frati cappuccini, che sempre sono stati presenti, e le nostre santità più importanti portano l'inizio fra, un fratello laico cosiddetto. Ebbene, mi piaceva quella figura, vorrei essere come Fra Mansueto, se non che nel nostro, io ero un chierichetto, nel nostro oratorio teatro veniva anche un mago, Mago Chantù, e guardandolo dicevo, ma quanto è bello, che bello, un sogno, apparizioni, sparizioni, colombe, ed era una comunicazione che faceva stare tutti quanti noi in silenzio per poi uno scroscio d'applauso alla fine. Sono entrato in seminario quindi a Fano, quando avevo queste due idee dentro, maturate poi nel tempo, quindi ho fatto le scuole medie, poi il ginnasio, il liceo, noviziato, e poi ho perfezionato gli studi a Bologna e ho incontrato tanti maghi, lì è la sede del Club Magico Italiano, per cui ho imparato i fondamentali dell'arte magica. Ecco, e poi con... Ecco, questo è... Volevo aggiungere... Sì, prego, prego. Volevo aggiungere che poi, nel mio essere giovane sacerdote, andando in giro, essendo un frate, tra virgolette, del popolo, andavo alle feste, ho dovuto un po' cambiare gli arnesi del mestiere. Per cui... ho tralasciato tanti altri giochi di teatro e il mio è stare nella piazza, in mezzo a tanta gente, e usare qualche strumento che hanno loro. E quindi sono l'unico mago al mondo a chiedere se ha trovato un mazzo di carte, e mi portano carte napoletane, carte piacentine, trevisane. Ecco, dovunque vado mi danno un mazzo di carte, tramite quel mazzo inizio a giocare e divertirmi, perché l'artista, se non si diverte lui per primo, però vedevo che tanta gente è rimasta in comunicazione con me, e direi le carte così semplici sono state strumento di comunicazione del mio io, di ciò che credo, della mia fede di essere un frate cappuccino di Padre Pio. È bellissimo quello che dici, frate Gianfranco, però una dimensione che si è rivelata fondamentale nella tua vita è stato il fatto di essere stato responsabile delle missioni estere cappuccini per circa 15 anni, quindi potremmo dire che anche attraverso i giochi hai conquistato i bambini dell'Africa, hai annunciato la gioia del Vangelo. Due aspetti. Uno è l'animazione nella nostra terra. Io andavo a fare spettacolo nel teatrino parrocchiale, sempre pieno, però non chiedevo nulla. Però all'uscita
C'erano dei idee pliante concernenti adozioni a distanza. Ricordiamoci dei piccoli orfani che sono in Etiopia o in Benin, dove lavorano i nostri frati cappuccini. E tramite quindi anche lo spettacolo sono riuscito, per grazia di Dio, ad avere nel territorio non solo delle Marche, ma Toscana e anche la Romagna, 7.000 bambini adottati a distanza, i quali avevano quel caffè al giorno che ha significato la scuola. La scuola negli ambienti di missionari in Africa costa, si paga e non tutti hanno accesso all'istruzione. Noi siamo riusciti, tramite 7.000 bambini ogni anno, a far sì che questi ragazzi potessero fare sino alla terza media, ma poi giù hanno trovato un lavoro e sono diventati protagonisti della storia del loro paese. Quindi, accanto ai missionari cappuccini che hanno avuto il coraggio di lasciare le nostre terre per essere accanto alle ferite dell'umanità, io per 15 anni ho veicolato tante strutture di solidarietà, tante scuole, ma soprattutto abbiamo costruito delle comunità cristiane laddove il missionario ha portato Vangelo. E i bambini, la gente che faceva parte di questo segretariato missioni estere, protagoniste della vita. Grazie. E grazie a lei per questa splendida testimonianza. In conclusione, una battuta finale, fra Gianfranco, sappiamo che ci deve lasciare. Annunciare il Vangelo con gioia, lo stupore, la bellezza appunto di far sorridere i bambini in un tempo segnato da così tante brutture, ha ancora senso, o meglio, è importante parlare di gioia, di stupore e di magia? A me piace Papa Francesco, il Vangelo della gioia. Guai ai musi lunghi. Io l'ho avuto modo di incontrarlo per ben 3 volte. Nell'ultima eravamo con tanti frati, ho fatto un gioco, gli ho detto pensa a una carta, l'ha pensata e poi la può dire e l'ha detta. 3 di ori, 3 di denari. In quel momento ho preso la papalina, dentro la papalina si è trovato il Papa. Il 3 di ori, ha guardato, si è messo dapprima a ridere, poi mi guarda un po' serio, ma lei è un diavolo. Ecco, la più grande meraviglia davanti all'inaspettato, e quindi poi tanti altri giochi ha accettato e ha voluto che il Vangelo della gioia fosse seminato col sorriso, con tutti i mezzi che il Signore ci dà. Varie volte alla Sala Nervi ospita Papa Francesco, ospita i circensi, e quindi quando si è trovato davanti a un mago, quasi l'ha invitato ad essere in mezzo, portare la gioia tra la gente e soprattutto ai bambini che sono il sorriso nella famiglia. Grazie, grazie di cuore per la tua splendida testimonianza, Grazie Fra a voi. Gianfranco. Grazie, grazie. Buon cammino e, come dire, confidiamo nella Le prossime provvidenza. occasioni sempre su questa rete. Pace bene a Esatto, tutti. ciao, pace Grazie bene, mille. pace bene. Allora, e poi Ciao. abbiamo visto anche delle immagini del Festival Francescano del 2018, presenza fissa quella di Fra Gianfranco, le foto sono di Francesco Manganelli. Eh sì, davvero eloquenti, potremmo dire Sì. così, ecco, anche la risata di Papa Francesco, magari la regia se ce la può Riproporre. sì, riproporre con ecco, questo gioco di prestigio che Fra Gianfranco ha voluto fare con Papa Francesco, eccola qui, grazie. E vediamo il Papa che ride di vero gusto, come Sì. si suol dire, no? Perché più volte il Papa, ricevendo anche i circensi, come appunto ci diceva Fra Gianfranco, ma più in generale le persone del mondo dello spettacolo, gli artisti, ha sempre sottolineato la forza del sorriso, la forza della gioia che servono per andare avanti in questo mondo così travagliato. E poi, se attraverso questi giochi di prestigio si riesce anche ad evangelizzare, insomma, tanto
tanto di guadagnato, potremmo dire così. Proprio così, Leonardo. Intanto vorrei ricordare, per approfondire la figura di Fra Gianfranco Priori, Frate Mago, Annunciare il Vangelo con gioia, il libro di Vincenzo Varagona, edito dalle Paoline. Chiedere alla regia se possiamo ritornare, a proposito di Papa Francesco, in diretta con le immagini dei media vaticani nell'aula Paolo VI, dove il pontefice tra pochi istanti incontrerà i giovani, i 6.000 giovani delle scuole della rete nazionale Scuole di Pace, oltre appunto 6.000 giovani provenienti da diverse regioni italiane. Ecco, li vediamo con i loro slogan, un ringraziamento al pontefice, degli appelli, impariamo a fare la pace, fermiamo le guerre. La porta, ecco, d'ingresso del pontefice si è già aperta, quindi credo che tra pochissimo Papa Francesco farà il suo ingresso. Intanto, se non sbaglio, ho intravisto anche Fra Enzo Fortunato, però non vorrei... L'abbiamo citato, quindi sì, sì. Anche lui è impegnato nell'organizzazione di questo evento. Bene Paola, andiamo in pubblicità, tra poco avremo un altro ospite e dunque restate con noi, perché parleremo di un'iniziativa di solidarietà che si terrà a Roma domani, un altro tassello importante nella nostra puntata. Restate con noi, andiamo in pubblicità.